Sono finalmente ritornato alla mia postazione abituale. Pomeriggio, dopo scuola. Ma cos'è? Certo, ti lasciamo andare da soli. Da solo. Sì, ma dovevo attaccarla quella corda, ma scusami. Esatto. E su questo ha ragione. In realtà sono preoccupato per lei più che altro. Non possiamo mica lasciarla da sola o farla entrare. Impossibile dire la cosa accadrà laggiù. Hai espresso preoccupazione alla possibilità che Chie venga con voi. La tua comprensione è aumentata. Va bene. Davvero lei sta lì a fare il palo? Con la gente che la guarda con davanti sta corda alla TV. Che sta facendo questa? Ma che cos'è? Ma ti prego, la mazza da golf. E tre medicine. E su questo ha ragione. Oh, almeno non entra a cazzo dentro un palazzo senza sapere cosa succederà. Detto questo, comunque, non è cioè, o meglio, lo sta facendo a cuor leggero, nel senso, lo sta facendo per un motivo. Però, bene o male, ha pianificato se portarsi dietro le cose, cosa portare. Questa con sta corda messa qui. Cioè, non lo fa senza un minimo di pensiero. E la corda si è spezzata. Grazie, Chie. Non ti preoccupare, ce la faremo in qualche modo. E la gente vede sta ragazzina con sta corda. Che sta facendo quella davanti al televisore? Oh, ma almeno ci ha provato. Nel senso, almeno ha tentato di ritornare indietro. È il televisore che non gliel'ha permesso. Ehi, guarda la corda. Perché dobbiamo scoprire il mistero. Ed ecco Morgana della situazione. Certo, e con che sorriso me lo dici? E l'hai già detto, e tu pensi che siamo noi? Certo, siamo noi, guarda. Sì, 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 siamo stati noi, orso misterioso. Ma anche no. L'assassino. Può essere. Perché uno è stato pagato per farlo, l'altro invece perché probabilmente aveva visto l'assassino. Deve essere andata così, saranno finiti qui per sbaglio, non saprei. Assolutamente. Perché dobbiamo scoprire chi ha spinto qua dentro le persone. Hai dovuto evocare delle TV, non è che hai fatto chissà cosa. Esatto. Beh, uniamo le forze allora. Ma
Tieni, riuscivi a tirare un pugno. Non funziona così, stai zitto. Per quanto non mi piaccia questo tizio, io direi proprio stai zitto. Però non funziona così. Ora, io quali chi mi raccomando?違うって言ってんだろ。てか、お前に証明してやる義理はねえだろ。それより、こっちの質問に答えてもらうぞ。偶然来たこの前と違って、今日はマジなんだ。いいか。俺らの世界じゃ人が死んでんだよ。霧が出るたびに死体が上がってる。知ってること話せ。絶対こことと何か関係があるはずだ。いや、なんそう、ニエンテ。霧が出るたびに死体、そっちで霧が出る日は、 こっちだと霧が晴れるくまよ。霧が晴れると、シャドウが暴れるくま。レオンブレ?はっはーい。そういうことくまか。ま、dici il tuo nome intanto。一人で納得してんだ、こら。俺らのとこが霧だと、こっちは晴れ?シャドウが暴れる? Vuol dire che la nebbia te ne abbada le ombre, quindi, in questo mondo. さあ、質問は終わりくま。 君らが犯人なのは分かってるくま。今すぐやめてもらうくま。certo、orso del mistero。違うって言ってんだろ。いい加減切れそうだぜ。なんで人の話聞かねえんだ、てめえは。 Perché è totalmente convinto che siamo noi. って言ってるだけくまよ。esatto. 確認してるだけ。は?強気か弱気か、どっちなんだよ。 esatto, ignoriamolo, andiamo via. Semplicemente. ここって何なんだ? テレビのスタジオ見てな。perché lo è?何か撮ってるってことか?おい、もしかしてあのおかしな番組ここで撮影されてんのか?おかしな番組撮影?何のことくま?何って、だから放り込まれた人間を誰かがここで撮ってるのかって聞いてんだ。わかんないこと言うね。Allora, io credo che per lui sia un elemento televisivo. E quindi non sa di cosa stiamo parlando. Per lui quello è il suo mondo. Per noi quello è uno studio televisivo. Semplicemente. È sempre stato così? Perché per lui è il suo mondo. Quindi tu sei un'ombra o sei un essere senziente? こっちはお前もシャドウだかも。どっちも何者か分かんねえんだよ。っていうか、俺らに証拠だなんだ言う前に、お前がそもそも一番怪しいじゃねえか。お前こそ。 実は犯人なんじゃねえのか? 大体なんだよ、その、ふざけた格好。いい加減正体見せろ! Questa è la mia faccia! Oh no! なんなんだよ、お前! な、中身がねえ! Ridammi la mia testa! A parte che c'è la zip dietro, lui ha staccato la testa così. Immagino. Dopo che ti ha staccato la testa, però. Altrimenti cosa? Che ci fai, orsetto? Ah, ecco, questa è una minaccia. Questa è una minaccia bella e buona. Con una pila di cadaveri così. Vedi tu, gli ha urlato contro, gli ha staccato la testa. L'orso misterioso sta chiedendo di trovare il colpevole di questi incidenti. C'è qualcuno all'esterno che si diverte a spingere la gente in questo mondo. Dato che tutto questo non è opera tua, vuole che troviate il vero responsabile. Sembra una faccenda molto seria per l'orso misterioso. Aiutiamolo. Ti tornano in mente le parole di quel vecchio che si fa chiamare Igor. Ma appunto, quindi Igor, noi l'abbiamo visto sul treno mentre viaggiavamo. Che sia questo il mistero che doveva abbattersi su di te. Qual era il contratto di cui parlava Igor? Trovare il colpevole e risolvere il caso potrebbe fare parte di questa promessa. In ogni caso pare che tu non abbia scelta, dal momento che non puoi uscire dal mondo della TV per conto tuo. Non te lo prometto, ci possiamo provare. È diverso. Non abbiamo alternative. Va bene, promesso. Speravo in un aumento della gentilezza o qualcosa del genere. Asimoto mi agatte. Kedo, iroiro shiritakute kita no wa machigai nai. Iman toko nan mo wakannei shi na. Ore tachi de hannin o sagase ka. Nosomu tokoro da. Sono yakusoku.
Anche perché tu adesso è diventata una cosa personale, quindi. Lui è. E poi è solo apparso scritto, ma non ha detto il nostro nome, ovviamente. Senti. Dio mio, meglio Kuma. この前の人間がこの前の人間ってもしかしてここに先輩のことかこの前ここで消えた人間クマ何か手がかりがあるかもしれないからそっちに案内してみるクマはいポータシュ案内の前にクソソーノこれをかけるクマ。オキアリなんだろこの眼鏡。 Non appena indossi gli occhiali vedi tutto più chiaramente. Ok. Non mi aspettavo che anche i nostri compagni avessero gli occhiali. Allora, sul personaggio principale già sapevo degli occhiali. Non sapevo che ce l'avessero anche gli altri. Va bene, Teddy. ならねえじゃんか。わけわかんないの相手にできないからな。武器は持ってきたけどその雰囲気出しみてえなとこあんだろ。来たばっかの俺らより危ないならお前がなんとかしろよ。無理無理。筋肉ないもん。クマは少し離れたところから君たちに状況を伝えるクマ。 Ma dai, il supporto morale. Sarà vero che Teddy non sa combattere? Prova a toccare Teddy. Ma dai, quello non è toccare. Quella è una spinta. Quello non è toccare, quello gli aveva dato una spinta, ma scusami. Che conoscevamo ormai. Esatto. Senpai がここにいられた可能性があるってことだけは分かった。もっと何か分かるかもしれない。早く行こうぜ。 Aiutami per favore. Aspetta che ti tiro su. Mamma mia. Oh, ma questa non è la città? Nandaよここ. Esatto. Macchino商店街にそっくりじゃんか。一体どうなってんだ。最近おかしな場所が出現しだしたクマよ。 Perché non voglio combattere? Hanno ricreato bene la città? Esatto, come dicevo io prima. Che strano che però ci sia la rappresentazione di posti reali. Senpai, ここで消えたってことなのか? 一体何が? ちょっと待つクマ!そこにいるクマ! Loro chi? Esatto, le ombre. Shadow! やっぱり襲ってきたクマ! Nostro primo combattimento reale? Ma cos'è? Cos'è quella faccia? Voglia te. Ma dai, cos'è? Allora, sono sicuramente un po' più strani rispetto a quelli di Persona 5. Ecco, ora hanno una forma più familiare. Nanji Wawaru. Chissà se questa cosa del io sono te e tu sei me viene ripresa già dai primi giochi, fin da Persona 1 per dire. Il folle, colui che inizia il viaggio. Uyayaya. So. No. Beh,
bello l'inizio. Bella la prima evocazione di una persona. Molto d'impatto, devo dire. E questo è Izanagi, che già lo conosco perché ce l'abbiamo anche su Persona 5. Con quella patta di metallo sulle palle, però. Cosa pensavano chi ha fatto il design con questa patta di metallo messa qua? Dio mio. Calmati, ascolta. Ma in questo gioco esiste l'attacco a distanza? Tipo le pistole, l'arco, una fionda. Quando usi attacco in cui il nemico è debole lo farei cadere a terra. Gli attacchi che colpiscono le debolezze dei nemici causano più danni agli altri. Izanagi sparava fulmini o sparava vento? Se riesci a mandare a terra i nemici otterrai un attacco ancora uno. Usa le armi e l'abilità per colpire le debolezze dei nemici e ottieni attacchi ancora uno per dominare le battaglie. Ricorda che anche i nemici ottengono attacchi extra se colpiscono i tuoi punti deboli. Quindi tieni sempre bene a mente che sia loro le debolezze che le tue. Pam 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 pam, bello. Allora, vediamo un attimo l'analisi. I Blair importuna. Ovviamente non. Grazie, Kuma. Ovviamente non sappiamo ancora nulla, ma è palese che in questo momento lui sia debole al fulmine. Palesemente. Perché se no non ti dicevano questa cosa dell'ancora uno. Bravo Teddy. È possibile verificare le informazioni? Esatto, l'ho appena fatto. Allora, abilità zio all'altro. Ci sarà una controparte del all out attack? Non credo, forse non adesso. Questo qua. Minchia che male. Forse non adesso esiste la controparte dell'all out attack. Forse quando avremo gli altri membri del party. Bella la schermata. Goccia dell'anima sarà un drop di cura leggero. Hai avvertito un impeto di energia dopo l'ultima battaglia. Ovvero sono salito di livello. Gli HP e gli SP sono aumentati. Ora puoi creare persone fino al livello 2. E ho ottenuto anche un trofeo, ma voi non lo vedete. La carta del folle. Ha affrontato l'altro sé. Ha fatto su la facciata usata per superare l'avversità della vita la persona Izanagi. La mia persona. Sicuramente sei un membro del party. Il sensei. Non sembrava essere paura, però. No, direi di no. Ah no, di portare sì, non di buttarcela dentro. Cioè, non sono il colpevole. Kuma? Non mi piace lui, tanto meglio Morgana, davvero. Non mi piace proprio come design. Troppo tondo, troppo pupazzone. Senti riecheggiare alcune voci. Che probabilmente i genitori di lei o lei direttamente. Ah no, penso che siano persone in generale. Ma va. I genitori vogliono il meglio per i figli, no? Di solito. Ted. Palesemente.
こっち側のことしかわからない。上等だよ。一体何がどうなってるのか、俺たちで確かめてやる。 Più che altro mi chiedo come mai ci sia una rappresentazione realistica della città. E questo, vabbè, è l'interno del loro negozio. Ok, fino a qua. Senti un uomo che urla. Questo è il papà. Immaginavo. Che sono una stronzetta. Sono sicuro che quelle non siano le vere cose che dicessero i genitori o le persone. È proprio un'influenza totalmente negativa. Esatto. È un'influenza totalmente negativa data da questo posto. Perché l'hanno strappata? C'è Sakyunaki che sorride. Accanto a lei c'è Yosuke. Che cosa? Esatto. Ma dai! Ma che stronza! Ma sicuramente non è lei, comunque. È palese che non sia lei. Sono solo i pensieri negativi, palesemente. Lei non penso che pensasse questo. Non penso, e poi magari in realtà è così. C'è un altro Yusuke, quindi è lo Yusuke di questa realtà, aspetta. Quindi esatto, in questa realtà c'era un'altra senpai, probabilmente. In questo universo penso che sia tutto compresso dalla negatività. E questo è probabile. Chi adorerebbe vivere in campagna di persone giovani così, dico. Dai, sentiamo altro Yusuke. Yamero! Nani asettenda! Non credo. Non credo che tu lo sappia. Vabbè, però dai, neanche così. No, penso che appunto lui avesse buone intenzioni, solo che... Sono te. Ne dubito. Esatto. Figlio di puttana. Quindi ora botte? Cosa, figlio di puttana? Forse il fatto di non dire che lui non è lui lo potenzia, lo rende una persona a sé stante. Quando invece dovrebbe fare come noi, che abbiamo detto che abbiamo accettato noi stessi.
fa vedere. Ma è svenuto, ma no, povero. La madonna, quanto grosso. Sarà debole l'elettricità? Ne dubito altamente. Mare wa kage. Shin naru ware. Taikutsu na mono wa zenbu bukkowasu. Masu wa umai kara da. Ma sì, è palesemente debole all'elettricità. Ride maniacalmente. Abbastanza da infliggerti abbastanza danni. No, ma scusami, puoi scegliere di difendere. Ma è andato avanti da solo. Probabilmente mi diceva che potevo difendermi. Comunque, quando ti difendi puoi bloccare gli attacchi di debolezza e alterazioni di stato. Se senti che il nemico sta per sferrare un attacco devastante e vuole colpire il tuo punto debole, usa la guardia. Beh, il suo punto forte è anche la sua stessa debolezza, quindi... Zio! Eh già, cosa credevi? Che solo tu potessi attaccare le debolezze? Aia, che male. No, di nuovo, abilità. Questo cos'è che faceva? La difesa. Ah, certo, Vabbè, io ti attacco e almeno... Ok, quindi lui si difende e poi fa l'attacco. Forse avrei dovuto leggere quello che mi diceva Kuma, Va bene, se lui si difende, quindi fa l'attacco. Per fortuna avevamo aumentato la difesa. Che bello che è Izanagi. Però Izanagi di Picaro mi piaceva un sacco. Penso che non avremo problemi, però meglio stare attenti lo stesso. Difesa ristabilita. Allora, utilizziamo di nuovo lo stesso turno per aumentare la difesa, perché probabilmente lui va in difesa e poi fa l'attacco. Esatto. Meglio difendersi. Ok, grazie, scusami se non ti avevo ascoltato prima. Vai tranquillo che adesso ti sfondo. Solo due di attacco, Ottimo. Ne è valsa tutta la pena. Ne è valsa totalmente la pena utilizzare un turno per aumentare la difesa. Oh no. Esatto, quello è pericoloso. Guardia. Qua faceva male. Allora, oggetti. Cosa fai? Ripristina 10 SP e 100 HP. Un po' tanto, vorrei sfruttarla tra poco. Non adesso. Perfetto. So che potrei utilizzare due turni per attaccare due volte con Zio, ma non ne vale la pena. Certo, ombra di Yosuke. Provaci se ci riesci. Mi sa che sarebbe un buon momento per curarsi. Quindi, un'ultima volta, zio. Perfetto. E, appunto, curiamoci. Anche se la medicina è un po' tanto, però almeno la usiamo. Aia. Dai, su che è debole anche lui. Ancora uno. Mi fa ridere che lo stiamo ammazzando ai colpi qua in fronte di mazza da golf. Se ci riesci, provaci. Mi aspettavo sarebbe stato più potente delle altre. Questo colpo dell'oblio, sincero. Wow, 10 SP era veramente una miseria. È stata un po' una miseria quella ricarica. Ok, dovrebbe essere morto ora. No,
nostra prima vittoria contro una boss. 3000 yen e 100 punti esperienza. Hai avverti un impeto di energia. Ah, ecco, ci fa vedere. Non c'è una barra, ma c'è il quanto aumentiamo. Però Izanagi non aumenta. Qualcosa in te cambia. Ah, ecco. Prossimo tra 19 punti. Forza aumentata di 2, aumentata la mana. Basta, solo questo. Ma chissà come. Allora, in Persona 5 Royale è un modo semplicissimo aumentare le statistiche. In questo gioco chissà come si fanno. Yusuke, dai sub. Ho combattuto la tua la tua ombra. Esatto. Omae wa ore janai. Invece devi accettarlo. Yusuke no daka ni ita mono kuma. Yusuke ga mitomenakatta ra sakki mitai ni bousou suru shika nai kuma. Quindi lui davvero pensava a quelle cose? Sembreresti ad accettarlo. Se ancora te cerca di essere coraggioso, dentro di noi siamo tutti uguali. Sore nagusame no tsumori ka? Chikusho. Muzui na. Jibun to mukiau tte sa. Beh. Però devi farlo. Wakatte ta. Kedo mittomo nei shi. Doushou mo nakute. Posso immaginare. Omae wa ore de. Ore wa omae ka? Zenbu hikkurumete ore datte koto da na. La forza morale necessaria per affrontare se stessi si è manifestata. Oh, bellino. Non mi piace tanto che sembra una ranocchia, però non è male. Yusuke ha affrontato l'altro se stesso. Ha fatto sua la facciata usata per superare le avversità della vita, la persona Jiraiya. Non male. Però a quanto pare chiunque riesca a entrare in questo mondo e affronti se stesso può ottenere una persona. Ma no. Arigato. Molto probabilmente. Dalla cognizione. I memento. Ok, quindi chi sta buttando dentro la gente non le uccide direttamente, le fa uccidere dai loro se stessi. Grazie. Che tra l'altro fino ad ora non abbiamo neanche avuto modo di poterci muovere come vogliamo noi. Ci ha mosso il gioco da solo. Na, Kuma. Omae, koko ga genjitsu da tte itteta yo na. Sakki no shoutengai. Sore ni mai ni mita ano myou na heya. Are wa shinda futari ga kochi e haitta ato de futari ni totte no genjitsu ni natta tte koto. Okay. Tsumari futari ga haitta sei de anna basho ga dekita no ka. Quindi se ci entra un'altra persona vedrà tutta altra zona. Quindi è questo mondo che le ha uccise. Si hanno trovato loro stesse. Molto probabilmente. Io il sensei. Senpai tachi. E cosa volevi fare?
Kyusuke. Neanche lo sapevamo all'inizio. Kakaru ha harita hi ni kieta kedo, sore made wa Shadow ni osoware nakatta kuma. Nano ni boku ra sakki wa osoware ta kuma. Shadow tachi sugoku keikai shite ta. Tansaku shite ru boku ra o teki to minai shite ru no kamo. O chiunque abbia del potenziale. Kedo boku ra nara tatakatte sukueru kamoshirenai kuma. Ore ra nara kono saki mata dareka ga horikomarete mo sono hito o sukueru tte koto ka. Sarebbe una soluzione. Ore jishin ga sakki tasukerareta mitai ni. Allora, io capisco Yosuke che è tirato dentro in modo personale da questa situazione, ma noi non abbiamo motivo di essere trascinati. Ma per ovvia cosa dobbiamo trovare il colpevole, dobbiamo essere propositivi. Mi aspettavo mettesse il coraggio. Koko ni hito o irete ru hannin o tsukamaete yame saseru shika nai. Sou ka. Youyaku sukoshi wa jōkyō ga wakatte kita ze. Sentiamo. Shadow ga hito kara umareru nara kuma wa nani kara umareta? Bella domanda, Teddy, che cosa sei? Jibun no umare mo shiranei no ka yo. Sonna koto ore ra ni wakaru wake nei daro. Kono sekai no koto nara ikutsu ka shitteru kedo jibun no koto wa. È il Morgan della situazione, anche lui non sa niente di se stesso. Maji ka yo. Tsuka sonnan ja ore ra ga nani kita tte muda na. Perché è recente, è nuovo anche lui, è nato con questo mondo. Ma certo, abbiamo fatto una promessa. Yakusoku mamutte kureru kuma ka? Assolutamente. Janakya koko kara dasanai tte omae ga ittan daro. So datta kuma. Ja dashite ageru mae ni onegai kuma. Kore kara kuma wa koko de kimi tachi ga kuru no matteru kuma yo. Va bene. Dakara kimi tachi wa kanarazu onaji basho kara hairu kuma. Il televisore di Junes? Chigau toko kara hairu to chigau toko ni dechau kuma. Moshi sore ga kuma no ikenai basho dattara dou shiyou mo nai kuma. Isho? Wakattan kuma? Ok, quindi per il momento non possiamo entrare da altri televisori se non da quello. Oesu! Yōkai da kuma! Ale! Quindi per il momento l'unica entrata è quella. Mazu mukou ni tenin to ka kichatte nai ka kakunin shinai to. Hai hai! Itte itte itte! Viene coglioni! Na, dakara saigo muri ni osuna tsu no. Baka. Più che altro mi sembra strano che abbiamo accesso solo a un solo televisore. Probabilmente avremo accesso ad altri più avanti e Kuma si sposterà o troveremo il modo di spostare noi Kuma. No. Satonaka! Ma dove sta andando questo viso? Porca troia! Dove sta? Non è io! Otto baka! Faiaka! Mo shinjiranai! Attara saite! Ma no, non ci trattare male! Dove sta io? Wakannai! Shinpai! Hai visto? Siamo tornati e abbiamo degli occhiali! Sukkei shinpai sta da kara ne! No, non scappare, ti prego. Lo sapevo che succedeva. Lo sapevo che succedeva questo. Ciotto da che warui koto shita na. Eh beh. Ya, yabe kana kore wa. Ma shanai, asta ayamaro. Kyō wa speriamo di averne l'occasione. Kaette furo haitte neru wa. Kyō wa nemure sou na ki ga suru. Quella corda, per favore, raccoglila. Gakkō de na. Per favore raccogli quella corda e non lasciarla lì, che poi la gente pensa male. Alla banchia del fiume mentre torni a casa da Junes. È la nostra compagna di classe, Yukiko. Che ci fai qua? Ah, kono gakkō odoroita? Uchi no otsukai datta kara. Beh, stai bene. Kono machi to ka gakkō ni wa mou nareta? Più o meno, non proprio mi piace qui. Honto? Kedo shiranai basho ni tenkou shite kuru tte taihen nan daro. È vero. Watashi wa kono machi kara deta koto nai kara tenkou tte donna kibun ka wakaranai. Inamizawa, uguale Igurashi sto posto, la nazione. Watashi itsumo kairi hayai shi sono
知恵とかとはどう？Sì, andiamo d'accordo, un bel peperino, ancora non saprei. そうなんだ。知恵、いつも元気だからね。知恵ってね、すごく頼りになるの。私、いつも引っ張ってもらってる。去年も同じクラスでね。一緒にサボって遊んだりしたな。あ、そろそろ戻らなきゃ。Scusami, perché sei qua ad aspettare? Cioè, potevi già muoverti da prima. Sei rimasta qui solo perché pioveva, allora rimani qua. また学校でね。Ciao Yukiko, ci vediamo. Dopo scuola, sera. お父さん。Esatto, suo padre ancora non c'è. では今夜のトップニュース。稲葉市で起きた異常殺人の続報です。今朝7時ごろ、稲葉市の住宅街で地元高校の3年生小西咲さんが遺体で見つかり、警察は遺体の状況が極めて似ていることや。被害者が遺体発見者であったことなどから、さっきの山野アナの事件から続く連続殺人の可能性があるとみて捜査を進めています。警察の調べによりますと、小西さんの死亡は昨晩1時過ぎ頃とみられています。ですが、現場は未明から濃い霧で視界が悪く、発見が遅れたのではないかということです。Il che ovviamente non è naturale。またお父さん帰ってこなくなる。Sei preoccupata?うん、お父さん刑事だから忙しいのはしょうがないよね。E tu rimani sempre da sola? Sembra molto responsabile per la sua età. Eh beh, rimanere sempre da soli, essere figlio unico. 地元随一の歴史を持つ高級温泉宿、天城屋旅館。源泉かけ流しのラドン泉の露天風呂を備え、遠方からのリピーターも多い高級旅館だ。Probabilmente le sorgenti ci daranno qualche bonus alle statistiche. A proposito, voglio vedere una cosa delle statistiche appena abbiamo l'occasione. Indossa il kimono. Non ho voglia di parlare, vada via. Ma a parte che il reporter è, con che voce lo sta dicendo? Tutto... Continua a parlare a sproposito. Esatto, credo ci sia qualcosa di strano con lei. Cioè tutte le persone che attira cercano di dichiararsi. Deve esserci qualcosa di strano, Gesù, di aiutarla alle faccende di casa. Come un bravo fratellone. Ora puoi controllare il tuo status premendo il tasto menu comandi. Ah, esatto, volevo vedere proprio. Ora puoi creare un salvataggio rapido dal menu dei comandi. Per riprendere da un salvataggio rapido, scegli continua dalla schermata del titolo. L'aspetto e i progressi del piano attuale si ripristineranno e ricominciare dall'inizio del piano. L'aspetto e i progressi del piano attuale. Intendi quando siamo dentro i memento, o come si chiamano in questo gioco, quando siamo dentro il palazzo, tra virgolette? Cioè, se io esco e rientro da un salvataggio rapido mi riappaiono tutti i nemici, questo mi stai dicendo? Non lo so, non era molto chiaro. Ok, finalmente. Allora, vediamo il nostro status. Abbiamo diligenza, comprensione, dialettica, conoscenza e coraggio. E sono 1, 2, 3, 4 e 5 livelli, come nel gioco precedente. Allora, comprensione probabilmente rispondendo ai nostri compagni o qualsiasi altra ipotetica conversazione in modo comprensivo, diligenza con lo studio e cose simili, coraggio probabilmente buttandoci a capofitto nelle situazioni. Ah no, però aspetta, diligenza e conoscenza sono due cose diverse, quindi la conoscenza con lo studio, la diligenza comportandoci bene e la dialettica parlando. Sono statistiche un po' strane, perché diligenza e conoscenza mi sembrano abbastanza simili tra di loro. Poi abbiamo le missioni, e ovviamente non ne abbiamo nessuna, e sono 69 missioni nel gioco. Va bene, facciamo un salvataggio allora.